Adesso abbiamo un alfiere del derby di Verona perché ne ha giocati 5 e con due maglie diverse. Martino Melis, benvenuto. Sì, salve a tutti. Allora Martino, 3 derby col Chievo e 2 con il Verona. Devi avere veramente un sacco di ricordi. Sì, beh, tutti i ricordi naturalmente bellissimi perché alla fine fanno parte un po' della vita che ho passato a Verona, dei momenti che ho passato a Verona, in una città che poi alla fine è sempre stata la mia città, perché anche attualmente ci vivo, perciò anche se adesso per motivi di lavoro non ci sono, sono sempre rimasto legato a questa città, e i derby fanno parte della mia storia, perciò è un ricordo fantastico per me. Ecco, poi qualcuno magari adesso si sta chiedendo motivi di lavoro, ma dov'è Melis? Raccontacelo tu. Ah, no, ma in questo momento sto lavorando per l'Ischia Calcio, perciò sono abbastanza lontano, però sto facendo un'esperienza lavorativa molto importante per me, e va benissimo così. Peraltro un'isola bellissima. Sì, no, il posto è bellissimo, cioè, si sta bene, poi vabbè, queste località sono località che vivono soprattutto d'estate, d'inverno si sta molto tranquilli, ecco, non ci sono grandissime cose da fare, pensiamo soltanto al nostro campionato e a cercare di salvarci, ecco, tutto qua. Bene, torniamo a parlare di derby con le maglie gialloblu. Tu il primo, caro Martino, l'hai giocato soltanto per 4 minuti, Chievo 1, Verona 2, parliamo della stagione 95-96. Sì. Stai cercando di ricordare, sì. Giustamente che non è, sì, che non è facile. Esatto, vabbè, mi ricordo. Allora, facciamo così, ti facilito la cosa, 3 col Chievo e 2 col Verona, quali sono i ricordi più intensi del derby? Beh, i ricordi più intensi del derby, cioè nel derby intanto sono, come tutti i derby, sono partite a parte, sono partite a sé, dove si vivono emozioni molto particolari. In quel periodo lì, quando ho giocato le partite con il Chievo, naturalmente il Verona era la squadra favorita, la squadra più forte. Invece quelli vissuti col Verona sono stati diversi perché invece avevamo affrontato, diciamo, stati d'animo completamente diversi. Mi sembra che il primo, il Chievo, era molto in difficoltà, invece che era stato quello, mi sembra, in Serie B, e invece l'altro poi dopo è stato in Serie A, perciò stati d'animo completamente diversi, tutte situazioni molto particolari, perciò i miei ricordi sono questi, ecco. E naturalmente con due facce completamente diverse, una quella del Chievo e una quella del Verona. Ecco, ho avuto la fortuna di viverli entrambi, ecco. A questo proposito, forse hai sofferto un po' meno di Michele Cossato, che abbiamo sentito. Michele diceva per me è stato difficile, poi lui, anche veronese doc, passare da una e dall'altra squadra, non l'hanno presa tanto bene. Invece con te magari è stato più morbido il passaggio, anche perché non è stato immediato. Beh naturalmente Michele ha vissuto meno, ha vissuto di più nel Chievo che forse che nel Verona. Sì. Perciò probabilmente magari poteva essere legato anche da altre situazioni, ma anche io comunque ho avuto un ottimo rapporto per il tempo che sono stato nel Chievo. Naturalmente poi dopo mi sono ritrovato dall'altra parte ad aver vissuto più anni, molti più anni col Verona che con il Chievo, avere la possibilità di giocare più col Verona che con il Chievo. E sicuramente il passaggio per me è stato più morbido perché io avevo fatto appena 3 stagioni col Chievo, lui sicuramente ne aveva fatte di più quando è venuto poi a giocare nel Verona. Ecco, perciò poi io forse ho avuto anche la fortuna che quando sono passato al Verona
sono passato in un anno dove diciamo abbiamo vinto il campionato, cioè, è tutto, poi dopo poi abbiamo fatto degli anni molto intensi, molto belli, e tutte queste cose qui aiutano poi dopo ad avere un passaggio diverso, ecco.